discussione iniziata il 25 febbraio, proseguita poi con la seduta precedente e che è continuata oggi, io credo che sia stata una discussione molto importante. Voglio ringraziare i contributi che sono pervenuti in quest'Aula per diverse ragioni. La prima ragione, ecco, per cui reputo questi contributi importanti, la prima ragione è che vi è stata una possibilità di riprendere una discussione che oramai possiamo definire antica su Bagnoli. Una discussione antica, e io, ecco, che è ovviamente politica, ma io ritengo innanzitutto culturale, molto importante. Perché? Perché l'urbanistica è sempre una visione di città, l'urbanistica è sempre una proiezione di istanze collettive, l'urbanistica serve sempre a dare delle risposte concrete, ma a bisogni che le collettività pongono. Allora, ecco, questo dibattito, ecco, questa discussione ci ha consentito di toccare, seppur ecco, con diversi affondi, di toccare una discussione che a mio avviso è stata ostaggio per troppi anni all'interno di questa città. Ostaggio da un lato di quella che troppo facilmente è stata bollata come una discussione ideologica e dall'altro chi ha strumentalizzato tutto questo per ottenerne altri vantaggi. Oggi finalmente noi riprendiamo questi temi e credo che sono dei temi molto importanti su cui dovremo continuare a confrontarci, perché non si esce dalle secche di questioni urbane senza riprendere i nodi e guardarne la complessità. La storia delle città è sempre stata pervasa da momenti anche di lunga attesa, di aree che nel tempo, di luoghi, di monumenti che nel tempo si sono come bloccati, come fermati, come sospesi nel tempo, e poi improvvisamente dopo tanti anni le cose sono andate avanti. Un esempio per tutti: il Sant'Ambrogio di Milano. Un altro esempio, la stessa chiesa di Santa Maria Novella, per decenni ferma, aperta nella storia delle città alle intemperie, esposta all'abbandono, ed improvvisamente dopo decenni qualcosa si sblocca, mentre tutta una collettività considerava la stessa chiesa di Santa Maria Novella un'opera persa. E ne potremmo fare tanti, la storia delle città sono piene di questi esempi. E io credo che questi esempi ci insegnano quanto anche ciò che può sembrare fermo nel tempo, oramai sospeso, oramai finito, ecco, con sorpresa può sempre riprendere e trovare un destino differente. Chiedo scusa. Allora, ecco, questa è un'opportunità che quest'Aula ha potuto prendere, ecco, attraversare, ed è un'opportunità importante che si affianca ad un'altra opportunità, vale a dire rivendicare il ruolo delle città. E rivendicare il ruolo delle città e della città di Napoli nello specifico rispetto a quello che è il decreto legge cosiddetto Sblocca Italia. E in questo senso, ecco, io credo, e mi rivolgo soprattutto anche, ecco, all'ultimo intervento. Per favore, vorrei pregare i consiglieri di non fare rumore. Mundo, la campagna elettorale fuori dall'aula. Mi rivolgo al consigliere. Mi rivolgo anche appunto alle cose molto interessanti dette dal consigliere Iannello, dal professore Iannello. Cioè, ecco, dal collega Iannello. Le città costituiscono, ecco, l'architettura costituzionale del nostro paese. Da Carlo Cattaneo in poi noi sappiamo questo. Dalle lotte risorgimentali in poi noi sappiamo questo, lo abbiamo sempre saputo, però da lì in poi hanno trovato un profilo di scientificità questi discorsi. E oggi richiamare in quest'Aula il ruolo della città, anche di fronte ad una legge che è stata discussa e approvata e poi ratificata perfino dal Parlamento, e richiamare il ruolo della città e la prerogativa sulle scelte urbanistiche,
ecco, che sono appunto visioni di città, rappresenta un punto molto importante. Quindi una duplice occasione, secondo me, una duplice opportunità. Riprendere un dibattito che non dobbiamo più lasciare fermo all'interno di alcune secche, e dall'altro proporre, riproporre in modo centrale il ruolo della città attraverso la sua espressione, la sua rappresentanza democraticamente eletta in città e dunque il Consiglio Comunale. Allora, ecco, la questione che veniva sollevata, in particolar modo che riguarda il dibattito piano progetto, vale a dire un terzo, un terzo e un terzo, è una questione molto lungamente dibattuta all'interno non soltanto delle aule accademiche, ma che trova una sua diretta espressione all'interno dei funzionamenti delle istituzioni. Ecco, è proprio quello forse il punto su cui si è generato un equivoco lungo almeno 30 anni, vale a dire la differenza tra le scale, la scala urbanistica, la scala del progetto urbano, la scala dell'architettura, qualcosa che nella sua programmazione ha generato, a mio avviso, e non soltanto a mio avviso, avrebbe poco valore la mia, come dire, convinzione se non fosse suffragata da tanti autorevoli pensatori in materia urbanistica, qualcosa che ha generato delle vere e proprie mostruosità. Perché quando tu disgiungi le scale, e quando prima vi è il progetto urbanistico e poi la progettazione urbana e poi la progettazione architettonica, ovviamente non funziona più, e in ognuno di questi passaggi non solo si perde qualcosa, ma si tradisce qualcos'altro. Noi sappiamo che la capacità oggi progettuale in senso ampio viene espressa, ecco, attraverso un lavoro vero di integrazione delle scale, dove il più piccolo dettaglio convive con la scala urbanistica. Nella multiscalarità la città deve essere pensata nella sua multiscalarità continua, in quanto è un processo continuo, e continuamente il progetto architettonico cambia anche le scelte urbanistiche a monte. Ma per fare questo è necessario che l'urbanistica abbia una vera capacità prescrittiva. Tutto si fonda nella prescrizione, laddove però la prescrizione deve essere vista come una figura progettuale in grado già di proiettare progetti. Questo è il modo attraverso cui, ecco, l'urbanistica non è un progetto, è un programma, ma l'attuazione, la realizzazione del progetto sta nella realizzazione del programma. E ancora, la trasformazione del PRG in PUC. Noi abbiamo una norma regionale, è vero, però questa norma regionale fissa la necessità della traslazione del piano regolatore generale in piano urbanistico comunale all'atto dell'approvazione del PTCP, vale a dire del piano territoriale di coordinamento provinciale. Il PTCP, come tutti noi sappiamo, non ha completato l'iter di approvazione formale, cosiddetta formale, che è l'ultima approvazione, è fermo in questo senso, è sospeso l'iter, quindi non abbiamo di fatto un obbligo normativo, come dire, stringente, che ci impone oggi di dover partire con un lavoro di redazione del piano urbanistico comunale. E ancora, la questione si fa ancora più complessa quando, allorché il Comune ha fatto un ricorso, come lei giustamente ricordava, un ricorso al TAR esattamente su quella norma, con particolare riguardo anche ai tempi e sui fattori di costituzionalità di quella norma. Sulla memoria redatta dagli uffici, in quell'occasione, dove si sollevava appunto un dubbio di costituzionalità, questo, a memoria fatta agli uffici, in particolar modo dall'architetto Travaglini e dall'avvocato Contino, questo dubbio di costituzionalità di quella norma è stato recepito dal TAR, tant'è vero che ha inoltrato tutto alla Corte Costituzionale, e dal momento noi siamo in attesa di un'espressione del parere della Corte Costituzionale. Vengo ad alcuni, faccio soltanto alcuni affondi così molto rapidi su alcune questioni che sono state sollevate in quest'aula. Il Collegio Ciano, l'ex Collegio Ciano, e quindi il Collegio Ciano vuol dire l'ex area NATO. Il Comune di Napoli, lo abbiamo ricordato anche nella relazione tenuta nella data del 25 febbraio, il Comune di Napoli si è allertato dal primo momento, ancora prima di quando il comando US Navy lasciasse la base ex NATO, perché sappiamo che
l'area ex Senato non solo rappresenta un'eccezionale opportunità per la città, vale a dire di apertura alla città di strutture troppo a lungo tenute chiuse per una funzione extraterritoriale figlia di un patto dell'Atlantico, ma non era soltanto questo, è ecco, riconoscere dunque l'opportunità e l'apertura alla città dell'area NATO, quanto anche il soddisfacimento di standard e di in particolare riguardo, e veniva da diversi consiglieri oggi ricordato in aula, di standard, quindi di attrezzature collettive, di parcheggi, di verde pubblico, eccetera, eccetera, tutto ciò che l'urbanistica ci consegna. Lo abbiamo fatto attraverso la redazione di un protocollo che è stato sottoscritto dal Comune di Napoli, in particolar modo dal sindaco Luigi De Magistris e dall'allora commissario genovese della fondazione, un protocollo che prevede la non necessarietà dell'attivazione anche da parte della regione della sottoscrizione della firma, in quanto riconosceva l'efficacia della firma di quel protocollo a partire anche dalla reciprocità delle singole parti, dalla sottoscrizione delle singole parti. Dunque noi siamo in attesa che quel protocollo venga rispettato. Quel protocollo riconosce appunto l'apertura alla città, non nega anche gli uffici per quanto riguarda anche le intenzioni delle più volte proposte dalla regione, in particolar modo del trasferimento degli uffici della giunta regionale e poi anche degli uffici della regione, non corrisponde alla nostra idea di città, ma su questo non ci siamo, come dire, non abbiamo voluto fare da barriera, non abbiamo voluto creare alcun ostacolo, abbiamo riconosciuto anche l'importanza di quella funzione, ma a patto che la mission della Fondazione Banco Napoli per l'assistenza all'infanzia venisse portata avanti, vale a dire l'assistenza all'infanzia non significa un'assistenza all'infanzia astratta, non so, di alcuni ragazzi, che significa dei nostri ragazzi, significa dei ragazzi del Comune di Napoli, ma significa l'apertura ai nostri quartieri, significa dare delle opportunità vere in senso sociale di iscrizione alle scuole, ecco, attraverso borse di studio che venissero messe a bando per i ragazzi della nostra città e del nostro quartiere, mi riferisco a Bagnoli, significa l'opportunità di poter praticare quei campi di calcio, significa l'opportunità di rendere davvero quelle strutture collettive e dunque di aprire alla città e sbloccare una serie di funzioni che per noi sono fondamentali. Lo abbiamo ricordato nelle diverse sedi istituzionali, abbiamo fatto gli incontri con la Regione, abbiamo realizzato anche un concerto proprio per siglare in senso politico e sociale questa apertura alla città e di recente abbiamo diffidato il commissario della Fondazione Banco Napoli e il Presidente della Regione proprio perché si desse attuazione al protocollo e affinché si restituisse la regolarità del Consiglio di Amministrazione. Consiglio di Amministrazione perché noi non ravvisiamo più l'esistenza, in essere delle ragioni che hanno portato quel commissariamento, Consiglio di Amministrazione dove il Comune di Napoli dovrà sedere, rappresenta uno dei soci del Consiglio. Quindi l'abbiamo fatto come parte lesa, a qualcosa che non si sta portando avanti. Rapidissimamente, l'Edellandia, non c'è il consigliere Schiano, eccoci qui. Allora, l'Edellandia, la soprintendenza, certo, finalmente la settimana scorsa ha espresso il parere relativamente quanto riguarda le aree del condono su cui il Comune di Napoli già da tempo, da circa un anno ormai, si è espresso. Ha ricostruito tutte le cubature che sono oggetto cosiddetto della resa, vale a dire oggetto di abbattimento ed esecuzione immobiliare dovuta a una sentenza. E stiamo procedendo proprio in questi giorni con la realizzazione di questo abbattimento. Ma il Comune ha fatto un lavoro in questo senso straordinario, vale a dire ha ricostruito quelli che sono tutti i volumi ante 77 e i volumi post 77, ravvisando un'istanza fatta dal precedente gestore, vale a dire Falchero, che era sbagliata, e se parti da premesse sbagliate non puoi che arrivare a conclusioni sbagliate. Allora, qui la data non è quella del 67, quella che sappiamo, primo settembre 67, per una serie di ragioni. Queste sono opere di interesse statale, realizzate anche attraverso contributi statali e così via. Quindi la data oggettiva è quella del 77. Noi abbiamo ricostruito i volumi che sono oggetto
che devono essere oggetto di abbattimento, un lavoro meticoloso del Comune di Napoli, anche con l'aiuto di lavoratori, sindacati, di associazioni, di movimenti. Perfino posso dire che il film Rita la zanzara di Rita Pavone ci ha dato una mano, abbiamo potuto così ricostruire quelli che erano i volumi realmente esistenti con data certa, perché ci mancavano alcuni voli con levata certa. Un lavoro paziente fatto dall'amministrazione. Oggi a giorni verrà emesso finalmente, poiché la settimana scorsa, vale a dire giovedì, la soprintendenza ha firmato questo parere, verrà emesso il provvedimento unitario di abbattimento e condono per quanto riguarda le parti da terminare. Siamo pronti, abbiamo dato, il Comune di Napoli ha anche dato frattanto al primo progetto di New Edellandia, ha dato il parere favorevole alle opere di manutenzione ordinaria, opere di manutenzione ordinaria che diventano necessarie per l'apertura di Edellandia a partire da giugno 2015. Noi stiamo facendo tutto il nostro lavoro e in questo stiamo facendo anche pressioni ovviamente politiche affinché l'Edellandia apra il primo giugno e poi si predisponga a un secondo progetto di trasformazione più complessivo e radicale, più importante, che la trasformerà in un moderno parco giochi, sempre in conformità con quelle che sono però chiaramente anche le indicazioni, le prescrizioni della soprintendenza circa il valore anche storico di alcune installazioni che sono lì. Non dimentichiamo che Edellandia è stata disegnata anche da Piccinato tra i tanti, e quindi questo per la soprintendenza ha un valore. È chiaro che tutto questo non deve diventare il freno a mano tirato per la trasformazione di Edellandia. Quindi il Comune sta svolgendo un ruolo di mediazione molto importante tra i sindacati, i posti di lavoro, la parte imprenditoriale, la soprintendenza, le soprintendenze coinvolte, e dunque l'attuazione di un programma non diverso dallo zoo che, come lei stesso ricordava, sta andando avanti. Si tratta di procedure piuttosto complesse dove il Comune sta svolgendo un ruolo, io direi, decisivo. E non mi soffermo ancora, ecco, l'ultimo punto che voglio toccare riguarda questa visione di sintesi che da più parti veniva ricordata, cioè vale a dire Collegio Ciano, Viale Giochi del Mediterraneo, Polo Fieristico, ossia Mostra d'Oltremare e Stadio. Ma nessuno di noi, cioè era una visione del piano regolatore, non vi è dubbio, ma è una visione che è scritta nella città, cioè nessuno di noi potrebbe negare questo, come non poteva negarlo il piano regolatore. La connessione tra il Collegio Ciano e la Mostra d'Oltremare, che rappresentano due poli alla scala territoriale oltre che alla scala urbana, è ovvio che deve avvenire attraverso il collegamento di Viale Giochi del Mediterraneo, che deve diventare qualcosa di anche diverso, eccetera, cioè lì c'è tutto il problema della realizzazione, dell'interruzione di progetti storici, eccetera, non entriamo in questo, ma è chiaro che l'amministrazione, quando ha un progetto di sintesi, insomma, ci accusano spesso di non avere una visione di sintesi della città, di non avere una visione organica della città. Questo è totalmente falso, perché nessuno di noi pensa che il Collegio Ciano debba diventare una cosa e il Polo Fieristico ne diventi un'altra. A nessuno di noi interessa andare sulla realizzazione di una progettualità che possa raffigurare una dispersione non relazionata sul territorio. Non ci interessa progettare i frammenti. È una visione di sintesi organica che stiamo portando avanti, l'unica cosa la dobbiamo portare avanti attraverso strumenti amministrativi diversi. Per cui nella realizzazione di un progetto complessivo, che è quello appunto di unire questi poli, dobbiamo andare avanti attraverso l'area NATO mediante un protocollo e poi un accordo procedimentale e la redazione di un master plan. Nel Viale Giochi del Mediterraneo dobbiamo portarlo avanti attraverso un'occasione straordinaria, che è quello del grande progetto per l'area occidentale. Il polo fieristico verrà realizzato e completato e valorizzato attraverso altri finanziamenti, ma il punto di vista è unitario, l'azione amministrativa in questo senso è organica e si muove nella realizzazione appunto di un progetto più complessivo. Ma gli strumenti amministrativi non possono che essere diversi, e le gare per quanto riguarda il polo fieristico e il grande progetto Napoli Ovest sono pronte e stanno appunto per essere emanate. Io mi fermo qui, grazie. Grazie Assessore, adesso abbiamo gli ordini del giorno, che sono 8-9 a seconda.